Ciao a tutti, sono Davide per gli Aperitrisi Letterari. Oggi vi parlerò del mio non ultimo, non penultimo, bensì del mio terzultimo libro, Più piccolo è il paese, più grandi sono i peccati, pubblicato per la prima volta da Las Vegas Edizioni di Torino nel 2016, quest'anno, 2021, ripubblicato in una seconda edizione. Ne parlerò rispondendo alle domande che mi fanno più di frequente su questo libro. Innanzitutto mi chiedono da dove viene appunto il titolo «Più piccolo il paese, più grandi sono i peccati». È un proverbio? È un modo di dire? Non lo è. È un'invenzione dell'autore. Ma se raccogliamo 500.000 firme o 500.000 lettori, potrebbe diventarlo. E poi mi viene chiesto, di che genere è il tuo romanzo? Siamo tutti un po' fissati con la questione del genere. Se c'è una storia romantica, sarà un romanzo rosa. Se c'è un investigatore che cerca di risolvere un crimine, sarà un romanzo giallo. Se invece ci sono dei morti ammazzati male, è un romanzo nero. Ma allora di che genere è il mio romanzo? Ma io direi gender fluid. Un'altra cosa che si chiede generalmente su un romanzo è di che cosa parla? Ecco, per questo vi rimando a internet, dove potete trovare certamente tante descrizioni e recensioni sul libro. Ciò che invece voglio fare è darvi tre motivi per cui leggere questo libro e tre motivi per cui non leggerlo. Primo motivo per cui leggere questo libro è che all'interno delle sue pagine troverete dei suggerimenti su come truccare i cadaveri, e questo potrebbe sempre tornare utile. Il secondo motivo per cui leggere questo libro è perché scoprirete il segreto per vincere 1 milione di euro alla nota trasmissione TV Chi vuole essere milionario. E anche questa informazione può in una certa misura essere utile, anche se meno rispetto a quella precedente. Terzo motivo per cui vale la pena leggere questo libro è per imparare il significato della parola prosopoagnosia. Se siete già a conoscenza invece di tutte queste tre informazioni, sappiate che comunque dentro il libro ci sono anche delle altre cose. Passiamo ora invece ai tre motivi per cui non dovete leggere questo libro. Il primo motivo per non leggere questo libro è che appunto è un libro, e neanche dei più brevi, 317 pagine. Ciò significa che richiede una certa dedizione e impegno nella sua lettura, e quindi se volete una vita più comoda vi consiglio di guardarvi 2 o 3 video su TikTok. Il secondo motivo per cui non dovete leggere il mio romanzo è che ci sono troppi personaggi, almeno è quello che pensano le altre case editrici a cui avevo proposto la mia storia, nonché certi agenti letterari, che sono convinti che il lettore medio non riesca a seguire all'interno di un libro le vicende di più di un protagonista. Quindi, se siete un lettore medio, non leggete questo libro con troppi personaggi. In conclusione, Più piccolo il paese, più grandi sono i peccati di Davide Bacchilega. E sì, non fate i pignoli, vi avevo detto che c'erano 3 motivi per non leggerlo e ve ne ho detti solo 2. Però volevo fare in modo che i pro fossero maggiori dei contro. In fondo, leggere un libro ha sempre più pro che contro, anche leggere un libro brutto. Figuriamoci leggere un libro bello. Quindi, in conclusione, Più piccolo il paese, più grandi sono i peccati di Davide Bacchilega. Arrivederci.